siamo i precari dell'ASI, siamo qua in via Roma perché stiamo protestando, di fatto stiamo chiedendo la stabilizzazione all'interno della nostra azienda SSDA, che nel giugno scorso ha subito anche l'ex FMS e adesso lo subito anche il PTS. Siamo circa un centinaio in tutta la Sardegna e al 30 di giugno scadono i contratti, e l'azienda per fermare gli ostili l'azienda appunto ha deciso che chi ha ricorso anche illegali non ha intenzione di rinnovare i contratti, tant'è vero che alcuni di noi hanno già smesso di lavorare proprio per questo motivo. E niente, noi stiamo chiedendo all'azienda, alle forze politiche e a tutti quanti di darci una mano per essere stabilizzati, perché non stiamo chiedendo nient'altro che avere un posto di lavoro, perché è un diritto che abbiamo maturato dopo anni e anni di lavoro all'interno dell'azienda. Niente di più, siamo precari da 2 contratti, siamo padri di famiglia, cioè dobbiamo anche dare delle risposte ai nostri figli. Quindi ci ritroviamo ad avere un esempio, un mio collega che è stato licenziato martedì, che è un padre di famiglia con 2 bambini piccoli. Se questa è una cosa giusta, io non lo so. Siamo qui anche per vedere a quanto continuerà questa storia, che noi dobbiamo venire da questi posti da 130 a 150 km, anche con un vicino a 50 km, ma non so se è sempre giusto o qualcuno, tempo dolce, se noi dobbiamo fare queste cose, dobbiamo venire qui, a stare qui a casa, a dormire, magari anche per una giornata che c'è sul paese, che dobbiamo venire a una giornata per non dormire. Non so se qualcuno si sveglia, noi siamo svegli, qualcuno si sveglia e tipo politici, all'assessorato, insomma all'azienda stessa, qualcuno faccia qualcosa, perché? E noi non possiamo, però comunque veniamo e lo facciamo questo, però mi sembra una cosa proprio una pagliacciata da parte loro, che nessuno si muova a fare qualcosa per noi. Io ho famiglia e comunque devo rendere conto della famiglia, devo mandarle via di casa per poter venire.